spillamenti di cui abbiamo appena parlato, indubbiamente produce un certo guadagno sul rendimento globale del ciclo, quindi è una pratica che non si fa sempre, non è che qualche volta in qualche centrale sì, in qualcun'altra no. Una grossa centrale con una turbina a vapore trovate sempre, possono variare appunto il numero degli spillamenti, il numero dei surriscaldamenti ripetuti, ma come diciamo almeno 2 surriscaldamenti e meno 5 spillamenti, 4, 5, 6 spillamenti li troviamo sempre in tutte le centrali termoelettriche che hanno questo tipo di impianto motore termico. Dicevo, ottimizzare gli spillamenti per ottenere appunto un vantaggio, e come dicevo bisogna stare attenti perché è chiaro che insomma questa in generale risparmio sull'energia termica che otteniamo grazie alla rigenerazione lo paghiamo in termini di un po' di lavoro in meno raccolto sull'albero della turbina, perché appunto a seguito dei vari spillamenti in pratica la portata di fluido che può contribuire a dare lavoro utile diminuisce mano a mano che effettuiamo questi spillamenti. Però proprio a questo riguardo volevo fare una precisazione che diciamo serve a ulteriormente far risaltare il vantaggio poi della rigenerazione, ovvero una questione me l'accenno insomma così per segni capi, legata appunto alle dimensioni massime delle macchine. Nel senso, come vedete, come più volte abbiamo detto, l'abbiamo visto anche nella diapositiva di prima, tipicamente il simbolo grafico che rappresenta una turbina è un trapezio di questo tipo, con un ingresso sulla base minore e un'uscita sulla base maggiore, perché si adopera, penso adesso vi sia chiaro, insomma questo tipo di simbolismo è proprio per rappresentare la circostanza che la macchina motrice, come è una turbina, è una macchina che è motrice in quanto al suo interno si realizza una trasformazione di espansione, quindi il fluido, qualunque esso sia, un gas o un vapore, e deve realizzare questa sua espansione, che vuol dire quello che abbiamo detto anche pochi minuti fa, che entrando qui a una pressione elevata ed uscendo qui a una pressione diciamo, genericamente bassa, sicuramente più bassa rispetto a quella di ingresso, diciamo in proporzione varia il volume specifico del fluido, nel senso che dove la pressione è più alta il volume specifico è più contenuto e viceversa aumenta, e abbiamo detto può aumentare notevolmente nel caso del vapore, grosso modo per gli abituali valori di pressione massima che è prossima ai 200 bar, in qualche caso un po' di più, spesso un po' di meno, ma insomma intorno ai 200 bar e espandendo fino a pressioni di pochi centesimi di bar, sfruttando appunto le caratteristiche del condensatore in depressione, questo significa in questo intervallo di pressione che il volume del vapore aumenta di circa 1000 volte. Se facciamo il confronto fra il volume specifico, il volume occupato dall'unità di massa di vapore quando entra nella turbina e quello che ha invece quando sta per uscire, quando lascia la turbina, quando attraversa gli ultimi stadi, gli ultimi elementi della turbina per poi riversarsi nel condensatore. Perché diciamo tutto questo? Perché chiaramente quindi mano a mano che aumenta il volume specifico, diciamo per il momento a parità di massa, quindi
per il momento non parliamo di spillamenti, mano a mano che aumenta questo volume a parità di massa, evidentemente per far passare quella massa che occupa uno spazio più grande, un volume più grande, la macchina fisicamente deve avere dimensioni via via crescenti, trovate, per fare sì che quella portata che è massica e costante, ma quella volumetrica cresce e quindi deve trovare queste sezioni da attraversare via via crescenti. E come dicevo, questo appunto è il significato di questa rappresentazione grafica di un trapezio fatto in questo modo. Ciò detto, questo significa che che queste ultime sezioni della macchina devono avere delle sezioni di attraversamento abbondanti, adeguate appunto a quei valori molto elevati del volume specifico del vapore, quando ormai insomma, è stata questa parte della sua curva di espansione. E quindi a questi elevati valori del volume stesso. Per cui questi ultimi elementi della macchina devono avere queste sezioni di passaggio particolarmente generose. Però teniamo presente, noi insomma stiamo per finalmente andare a vedere un po' più da vicino come sono fatte queste macchine, faremo la settimana prossima. Però insomma qualche immagine la ricordate, l'avete visto, insomma sostanzialmente la parte importante della turbina è quella che è mobile, quella che può ruotare intorno al proprio asse, e quindi immaginate questa ruota su cui, se ricordate un po' di quelle fotografie che abbiamo visto così un po' sommariamente qualche giorno fa, quindi una ruota sulla cui circonferenza ci sono queste pale, si chiamano così, e nello spazio fra le due pale si infila il fluido, può essere un gas nella turbina a gas, può essere il vapore nella turbina a vapore. Quindi elevate sezioni di passaggio significa pale di dimensioni elevate, insomma, quindi significa che nel passare dai primi elementi, quindi queste prime ruote su cui sono montate queste pale, alle ultime, significa che via via io avrò l'altezza di queste pale che cresce progressivamente nel passare dagli stadi a più alta pressione fino agli elementi a più bassa pressione, ok? E come abbiamo detto, quando arrivo alle zone prossime all'uscita, quindi di pressione bassissima, queste sezioni di attraversamento devono essere sufficienti a far passare quella massa che sta occupando un volume molto grande, perché il suo volume specifico è molto cresciuto rispetto a quello che aveva quando è entrato nella macchina. E quindi significa che questi ultimi stadi devono avere queste pale calettate sulla superficie di queste ruote di altezza consistente, di altezza. Chiaramente tutto questo ha un limite, insomma, non posso fare una pala di 3 metri d'altezza, la monto su una ruota e poi la faccio girare a 3000 circa, questa è la velocità tipica di rotazione di queste macchine, 3000 giri al minuto, perché per la sollecitazione, come sapete, è proporzionale alla distanza dall'asse di rotazione, insomma, si romperebbero. Quindi ci sono dei precisi limiti intorno al metro o poco più per l'altezza massima. Quindi quando si progetta appunto la macchina, si tiene conto di questa cosa, e c'è una sezione massima che si può ottenere negli ultimi elementi, alle quali sezioni evidentemente corrisponderà una portata massima che può passare. Allora, se non ci sono spillamenti, se non si ricorre alla rigenerazione, evidentemente appunto la portata di massica di vapore qui in questi ultimi
stadi, dovrà essere la stessa anche quella rispetto a quella dei primi stadi, quindi diciamo alla fine dovrà essere pari a quella all'inizio, il che vuol dire che appunto siccome io ho un limite imposto dalle dimensioni delle palle degli ultimi elementi, vuol dire che mi devo adeguare a questo limite e quindi tutta la portata dovrà rispettare diciamo queste condizioni imposte dagli ultimi elementi. Non so se vengo di lei. Viceversa, facendo gli spillamenti, io posso fare in modo che la portata in ingresso massima appunto sia maggiore rispetto a quella in uscita, perché fra ingresso e uscita io ho spillato n volte, 4, 5, 6, 7 a seconda del numero degli spillamenti, e quindi questo significa che io mi posso organizzare diciamo il limite, il vincolo che ho sul che mi impongono le dimensioni massime degli ultimi elementi, lo vado a tradurre in un limite soltanto sulla portata qui che arriva agli ultimi stadi, quindi questa la posso aumentare, cioè quella che entra può essere più grande di quella che effettivamente è interessata all'espansione degli ultimi elementi, a tutto vantaggio della potenza che poi vado ad ottenere. Se non facessi questi spillamenti, io questo limite me lo porterei pari pari fino ai primi stadi, non so se rendo l'idea, cioè se il limite è che qui la portata non può essere superiore a 100 unità arbitrarie, io dovrò lavorare sempre con 100 unità arbitrarie di portata. Cioè se faccio gli spillamenti e spillo 40-50 unità, significa che io alcuni stadi, almeno i primi elementi, li posso pure far lavorare con 140-150 unità e mi daranno potenza in ragione, in proporzione a questa portata 140-150, ok? E quindi tenendo conto di questa cosa, nella realtà quello che succede se io confronto una macchina senza spillamenti, una con spillamenti, alla fine quel discorso che dicevo, che uno giustamente dice vabbè io mi porto via un po' di portata, è chiaro che la potenza che resta fuori, che viene fuori sull'albero diminuisce se faccio gli spillamenti, però invece tenendo conto di questo discorso vedete che non è più tanto vero, cioè che o diminuisce di molto poco, addirittura potrebbe non diminuire per questa compensazione di cui ne stavo parlando. È chiaro? Il concetto? Va bene. Con questo più o meno abbiamo concluso questo capitolo. Ci resteranno alcune considerazioni su come regolare la potenza erogata da queste macchine, però lo dobbiamo rimandare di qualche giorno per parlare prima di alcune caratteristiche appunto proprio della macchina molto efficiente e anche un po' l'organizzazione, insomma come si dispongono, come vengono scelti i vari elementi che costituiscono l'insieme di questo corpo di turbina di grandi dimensioni di cui stiamo parlando. Questa cosa appunto parleremo, ci ritorneremo quindi su questi argomenti tra qualche settimana. Possiamo invece, in questa mezz'oretta che ancora abbiamo, possiamo invece introdurre, almeno introdurre, poi attualmente lo completeremo la settimana prossima, il discorso sicuramente non adesso, però possiamo introdurre un
altro tipo di impianto. E ricordate, tante volte appunto abbiamo fatto il discorso che discorso di come per avere immediatamente un'idea del rendimento di un qualunque ciclo termodinamico, abbiamo detto che qualunque sia il ciclo, comunque esso sia fatto, dobbiamo fare semplicemente lo sforzo di calcolare una temperatura media di adduzione, di somministrazione del calore, una temperatura media di sottrazione del calore e diciamo stimare la distanza che intercorre fra, fra queste due. Possiamo dire che il rendimento del ciclo, qualunque esso sia il ciclo, comunque esso sia fatto, cresce man mano che siamo in grado di allontanare queste due temperature. Guardiamo un attimo i cicli che abbiamo studiato finora. Per esempio, il ciclo con la turbina a gas è contraddistinto da valori elevati della temperatura media di adduzione e però, e quindi questo diciamo è un punto a favore di questo ciclo, però ricordate, no, come era fatto questo il ciclo Joule, anche la temperatura media di sottrazione è abbastanza elevata, perché appunto scaricando i gas alla pressione atmosferica, diciamo, durante questa espansione questi si raffreddano, sì, ma comunque lasciano la turbina con temperature abbastanza elevate. Chiaro che dipende dal rapporto, il numero, il valore di questa T4 dipenderà dal rapporto di compressione, dipenderà dal valore della T3, però diciamo che è difficile che scenda al di sotto dei 400 gradi centigradi e spesso è invece intorno ai 500 gradi centigradi. Quindi questo significa che facendo appunto la media, come al solito, pesata, significa che questa temperatura media di sottrazione sia altrettanto elevata. E questo chiaramente è un po' la penalizzazione di questo tipo di impianto, che ne limita una certa misura, anche se i valori degli impianti più moderni insomma sono valori assolutamente accettabili, però diciamo il limite di fondo risiede in questa caratteristica sull'elevato valore della temperatura media della sottrazione. I cicli invece con impianti con turbina a vapore fanno un po' il contrario, cioè hanno una temperatura di sottrazione molto bassa, no? È costante prima di tutto, quindi non c'è neanche bisogno di calcolare una media ed è decisamente più bassa di quella che viene fuori. Ne abbiamo parlato fino a qualche minuto fa utilizzando un condensatore in depressione.
questa condensazione può avvenire a temperature che variano fra i 30 e massimo 40 gradi centigradi. Negli impianti più spinti si riesce a scendere anche intorno ai 25 gradi di temperatura di sottrazione del calore. E questo è sicuramente un grosso punto a favore di questi impianti, mentre invece, come abbiamo detto, il discorso della combustione esterna, quindi il problema del surriscaldatore, quel problema che abbiamo chiamato dell'arrostimento dei tubi del surriscaldatore, tutto questo comporta un limite anche sulla temperatura media di adduzione. Insomma, qualcosa si fa per migliorare, appunto abbiamo visto, ripetendo i surriscaldamenti, ma comunque la temperatura massima è limitata da quel valore superiore che è intorno ai 600 gradi centigradi, ma anche qualcosa in meno mediamente, e quindi una temperatura di adduzione comunque non particolarmente elevata, e questo è sicuramente un punto a sfavore in realtà non è un caso che, se andate a vedere, pur avendo quindi queste caratteristiche nettamente diverse, insomma, quindi se li volessi confrontare, quindi diciamo ipoteticamente sullo stesso piano, un ciclo a turbina a gas sarebbe da questa, quello con l'impianto a vapore si posizionerebbe più o meno da queste parti. Okay. Quindi con valori delle temperature massime e minime molto diversi fra di loro, però come dicevo, combinando queste due caratteristiche, una positiva, una negativa e una positiva, alla fine non è un caso che si può dire che buoni impianti con turbina a vapore hanno rendimenti intorno al 40%, buoni impianti con turbina a gas, con ciclo semplice, senza fare quegli accorgimenti di nuova generazione, hanno rendimenti intorno al 40%, o qualcosa in più proprio per gli impianti più moderni, oggi in cui ci si spinge molto in alto, come dicevamo qualche tempo fa, con l'Article 3, con rapporti di compressione che raggiungono e superano 40, quindi macchine molto sofisticate, e possono raggiungere in ciclo semplice anche il 43-44% di rendimento, ma sono realizzazioni diciamo top di gamma, mediamente, quindi sono sicuramente, diciamo, possiamo dire che sono confrontabili i rendimenti globali di una media turbina a gas con quelli di una media turbina a vapore, pur avendo caratteristiche i due cicli termodinamici molto diverse fra di loro. Ripeto, non è un caso che i due rendimenti poi alla fine globali siano confrontabili, perché è vero che queste due, insomma, si spostano, cioè riferite al ciclo con turbina a gas, sono qua sopra, insomma sono abbastanza alte, riferite a un ciclo con turbina a vapore sono invece abbastanza basse, ma appunto la loro distanza, che è quella che conta, non è tanto dissimile. Okay. E cioè, non è un caso che poi appunto i rendimenti globali altrettanto non siano tanto diversi fra di loro. Da questo disegnino poi proprio, perché diciamo se qui ci mettiamo l'entropia specifica, chiaramente i fluidi che evolvono in questo ciclo qua sono ben diversi dai fluidi che evolvono in questo ciclo qua, quindi non è correttissima come rappresentazione. Però serve, è abbastanza rappresentativa di questa circostanza, e se appunto teniamo presente, ricordiamo un attimo i due numeretti che vi ho citato prima, cioè
temperature allo scarico qui in quest'articolo 4, spesso intorno ai 500 gradi centigradi, temperatura massima del vapore intorno ai mediamente, insomma salvo realizzazioni particolari, è proprio fra i 500 e i 550 gradi, quindi insomma 520, 530, 540 sono valori molto ricorrenti nelle medie centrali termoelettriche con impianti con turbine a vapore, quindi in questo ordine qui. Ecco, quello che viene in mente è appunto il, se io ho un impianto motore con turbina a gas, chiaramente per la produzione di energia elettrica, quindi dimentichiamoci i discorsi di quando questa turbina a gas viene utilizzata come motore di un aereo, di una nave, eccetera. Quindi una medio-grande turbina a gas per la produzione dell'energia elettrica. E questa elevata temperatura di scarico dei gas, quindi elevata quantità di calore che viene restituito all'ambiente, abbiamo detto, volendo, se possibile, però per esempio proprio in questo disegnino che vi ho fatto vedete che è praticamente impossibile, ma è molto spesso è impossibile effettuare la rigenerazione termica sul ciclo a gas, e con dei vantaggi che si ricavano, li abbiamo discussi qualche settimana fa. Viceversa, sarebbe molto più interessante, qui capisce l'idea di base, se questo calore venisse utilizzato come calore per appunto portare in come calore introdotto, diciamo, come fonte di energia termica per produrre il vapore fino alle condizioni del punto 3, magari. Questo punto 3 arriverà a una temperatura che non sarà 550 ma sarà 490, poco male, ma diciamo, vi rendete conto dal punto di vista termodinamico di quanto possa essere vantaggiosa questa cosa, perché è come se mettessimo insieme, se ci riuscissimo veramente a fare questa operazione, termodinamicamente sarebbe come praticamente eliminare in questo ipotetico ciclo risultante, no? Risultante dall'aver messo in serie gas e vapore, ciclo Joule e ciclo Rankine, chiamiamolo così, è come se praticamente annullassimo queste due circostanze negative e il ciclo che viene fuori è come se fosse appunto un unico ciclo caratterizzato da un'elevata temperatura media di adduzione, una bassa temperatura media di sottrazione. Veramente le avremmo sottratte, perché avremmo come temperatura media di adduzione quella elevata del ciclo Joule, ok, ed è un punto a favore, e avremmo come temperatura di sottrazione di questo ciclo risultante quella del ciclo Rankine, che era di suo bassa, molto bassa, e che, come abbiamo sottolineato, questo è sicuramente un punto di forza di questo tipo di ciclo. Il risultato appunto è avere entrambe, avere distanziato queste temperature, avere un'elevata temperatura di adduzione e una bassa temperatura di sottrazione, a tutto vantaggio del rendimento di questo ciclo risultante così ottenuto. Questa è l'idea, poi precisiamo un po' meglio. È chiaro il discorso? Questa operazione, questa è un'operazione molto vantaggiosa,
diciamo, è una pratica, come dire, virtuosa nella generazione dell'energia, quella di mettere insieme questi due cicli, quello di fare quello che si chiama questo ciclo risultante, così come lo sto chiamando, si chiama semplicemente ciclo combinato gas-vapore, per l'estensione completa, con significato intuibile dei termini che stiamo adoperando. Ciclo combinato gas-vapore. Se e quando si riesce a fare in questa maniera, così come ve l'ho detto io, recuperando il calore dall'impianto del turbinato gas in modo tale da non doverne aggiungere nient'altro dall'esterno, la cosa non sempre è fattibile, ma alcune volte è fattibile. Quando ciò è fattibile, appunto, quindi diciamo il calore che io devo trasferire al liquido per avere il vapore surriscaldato lo ricavo esclusivamente dallo scarico dell'impianto con turbina a gas, con questa soluzione effettivamente io ottengo un risultato di questo genere che si traduce, detto fatto, si traduce in valori di rendimento della centrale a ciclo combinato così ottenuta molto interessanti, diciamo sono i valori più elevati che possiamo, sono questi impianti, sono quelli che vantano i migliori rendimenti di tutto lo scenario della generazione di energia tramite la conversione termodinamica del calore e lavoro. È chiaro che se io ho energia di prima specie da poter convertire in energia meccanica, vedi l'energia cinetica dell'acqua, del vento, eccetera, e vabbè, è diverso il discorso perché appunto non ho il limite che, come stiamo dicendo, come voi ben sapete, stiamo dicendo da un mese, è quello che ci impone il secondo principio della termodinamica. Quindi quando per questioni di disponibilità di fonti primarie siamo costretti a convertire il calore in lavoro, questi impianti garantiscono i più elevati valori di rendimento di tutto il panorama degli impianti appunto motori e cosiddetti termici, cioè che sovrintendono alla conversione termodinamica dell'energia termica in energia meccanica. Diciamo, sempre per darvi un ordine di grandezza così che non vi perdete troppo dietro le chiacchiere, diciamo prima una medio elevata come qualità, una turbina a gas di media elevata, alta qualità, possiamo dire che ha valori del rendimento intorno al 40%, e una turbina a vapore di elevata qualità, sicuramente possiamo dire elevata piuttosto che media, ha altrettanto valori di rendimento intorno al 40%. Se con un po' di studio, con l'opportuna ottimizzazione, perché non è che uno li prende, li accoppia così, insomma c'è un attimo da ragionare, qualche cosa la diremo la settimana prossima su come fare questa operazione. Comunque, se vengono combinate queste due macchine, sì, e ripeto, rispettiamo la condizione che il calore scaricato dall'impianto con turbina a gas sia sufficiente al fabbisogno di calore del ciclo Rankine risultante, il rendimento di tutto questo ciclo cosiddetto combinato gas-vapore supera tranquillamente il 50%, i migliori impianti a ciclo combinato raggiungono il 55-56%, hanno come obiettivo quello di sfiorare il 60%, che sono valori elevatissimi e, come dicevo, nessun altro impianto motore termico, quindi che deve fare questa benedetta conversione termodinamica, può vantare valori così elevati. Quindi questi sono gli impianti che, quando è possibile, se si dovessero fare
nuove centrali, cioè io devo fare una centrale termoelettrica nuova, è chiaro che appunto se l'energia di cui dispongo è quella termica che deriva dall'energia potenziale chimica di un combustibile, quindi necessariamente devo fare questa conversione termodinamica. Chiaro, questi impianti sono quelli che oggigiorno sicuramente sono preferiti, assolutamente non c'è assolutamente discussione sul fatto che devo fare una grossa centrale da alcune centinaia di megawatt, farla in questo modo con un rendimento 53, 54, 55% anziché 40 che potrei tirare fuori da uno di questi due senza la combinazione, diciamo non c'è partita, insomma, nel momento in cui devo fare questo, cioè, insomma fra 40 e 55 per 15 punti sono un'enormità su una grossa centrale. Vi dicevo prima che si fanno una serie di interventi per guadagnare uno o due punti che si giustificano, ripeto, uno o due punti anche si giustificano se parliamo di centrali da centinaia di megawatt, uno o due punti, figuriamoci 15 punti, ok? Chiaramente ci sono dei limiti che sono legati ai limiti intrinsechi dei due impianti, cioè l'impianto con turbina a gas, che fra parentesi è questa cosa, quindi questo impianto si chiama, viene detto impianto sovrapposto, topping, schema a blocchi è fatto in questa maniera, cioè l'impianto appunto con la turbina a gas si chiama impianto sovrapposto, l'impianto con la turbina a vapore si chiama impianto sottoposto, questo è il topping e questo è il bottoming. Okay, chiaramente c'è un elemento importante di cui parleremo con calma la settimana prossima, che è l'anello di congiunzione tra i due. L'anello di congiunzione è praticamente un grosso scambiatore di calore, diciamo tipo questo, tipo il generatore di vapore, salvo che il gas caldo che nel generatore di vapore tradizionale veniva ottenuto bruciando qualcosa, bruciando un combustibile, abbiamo detto, qui non lo vediamo nel nostro rettangolo, ma è sottinteso che da qualche parte ci saranno dei cosiddetti bruciatori, si chiamano proprio così, la parola spiega tutto, dove si producono quei gas caldi, i prodotti della combustione, che rappresentano il gas caldo che dovrà scambiare calore con il liquido che dovrà diventare vapore surriscaldato finalmente. Quindi questo anello di congiunzione, appunto, c'è tutta la parte dello scambio termico, degli scambiatori, simile a quella che abbiamo appena descritto. La differenza è che appunto che questo è il fluido caldo, il gas caldo che deve cedere calore al liquido, non li produciamo bruciando ulteriori combustibile e quindi in questi ulteriori bruciatori, ma è semplicemente, se è sufficiente, ripeto, questa è una condizione da verificare, ma a volte lo è. E il gas caldo è semplicemente quello che recuperiamo allo scarico dell'impianto sovrapposto, l'impianto con la turbina a gas.
E appunto questo anello di congiunzione, come lo chiamo io, si chiama proprio generatore di vapore o caldaia a recupero. La sigla è universalmente utilizzata, come vi dicevo, ogni tanto siamo costretti a ricorrere alla terminologia inglese, ve l'ho già detto all'inizio, non è che ci divertiamo, ma se sono dei termini che ormai sono entrati nel nostro lessico quotidiano, sarebbe un po' stupido, oltre che dannoso, ignorarli, perché significa appunto che quando poi li incontriamo questi termini non li riconosciamo. E quindi, come dicevo, sapete, loro adoperano spesso gli acronimi, appunto per dire generatore di vapore al recupero del calore, appunto adoperano questo acronimo qua, HRSG, perché appunto sarebbe HIT, Recovery, Steam, che sarebbe il vapore, Generator. HRSG, il generatore di vapore a recupero del calore. Quale calore? Quello scaricato dall'impianto topping, dall'impianto sovrapposto, quello con la turbina a gas. Ok, dicevamo, stavo dicendo della scelta, appunto, questa sarebbe, ripeto, di fare una nuova centrale termoelettrica, vabbè, non la posso fare col sole, col vento, con l'acqua, la devo fare come fonte primaria energia termica che devo produrmi con le mie fonti disponibili. Abbiamo detto che questa sarebbe sicuramente la scelta privilegiata per questa consistente differenza sul valore del rendimento globale di questo ciclo. È chiaro che però, dicevamo, possono esserci alcune limitazioni che sono quelle intrinseche ai due impianti che chiaramente compongono questo impianto cosiddetto combinato. Su quanto riguarda l'impianto sovrapposto, quello con turbina a gas, chiaramente i limiti sono pochi, cioè uno solo, quello che essendo evidentemente un impianto a combustione interna, come abbiamo detto a suo tempo, questo comporta che non è che possiamo adoperare qualunque tipo di combustibile. Dobbiamo avere a disposizione un combustibile abbastanza pregiato che non dia origine a scorie che rovinerebbero le pale della turbina a gas una volta investite dal flusso dei gas combusti. E questo è il limite sostanziale per questo tipo di impianto. Per quello che dobbiamo lavorare invece ci sono i limiti sostanziali che abbiamo illustrato fino a poco tempo fa, ovvero sostanzialmente le grosse disponibilità di acqua, l'acqua che dovrà essere, diciamo, il fluido di lavoro, perché, cosa che avevo trascurato di dirvi, insomma, è chiaro che la recuperiamo, quindi una volta che l'abbiamo messo lì, però tenete presente che delle fughe di vapore sono inevitabili, e quindi non è che io lo riempio questo impianto, poi posso fare a meno di disponibilità di acqua, perché c'è bisogno di portate di reintegro in continuazione. Quindi sostanzialmente sul vapore, ma soprattutto abbiamo detto è 50 volte, no? Abbiamo fatto ieri questo calcolo approssimativo, la portata di vapore per 50 volte mi serve come portata di fluido refrigerante, okay? E quindi pure ce lo devo avere disponibile. Lo spazio che occupa questo, quindi devo avere un terreno su cui poter fare queste cose, e possibilmente in prossimità
del mare sostanzialmente. Devo avere il combustibile pregiato per la turbina a gas. Se riesco a rispettare, insomma, ad avere tutte queste cose a disposizione, ecco, in quel caso, come vi dicevo, questa scelta è sicuramente oggi quella vincente. Cioè sarebbe strano oggi fare, per esempio, una centrale di questo tipo soltanto, per esempio, soltanto a vapore, con tutti i limiti, eccetera. Lo faccio se soltanto se quella centrale essere alimentata, essere nucleare per esempio, alimentata a carbone in maniera più tradizionale. Dice, no, guarda, il gas naturale non lo possiamo utilizzare per 100 motivi economici, politici, quelli che essi siano, logistici, eccetera. La dobbiamo fare per forza a carbone, se si deve fare per forza a carbone si deve fare soltanto questa, non ci sono. Però ripeto, una volta superati questi vincoli da un punto di vista strettamente termodinamico, sicuramente la scelta dell'impianto combinato è di gran lunga quella. Chiaro questo discorso? Vabbè, dovremmo approfondire un poco come, insomma, come è fatto questo tipo di impianto, un po' di, diciamo, chiaramente l'anello debole, insomma, l'anello punto debole ma anche importante di questa catena è rappresentato proprio da questo anello di congiunzione, insomma, questa efficienza e questo rendimento così elevato intanto si ottiene se e solo se, diciamo, il calore che io scarico dall'impianto sovrapposto riesco a recuperarlo in buona parte. Chiaramente, come sapete, in tutti gli scambiatori l'efficienza dello scambio non è mai unitaria, però non è unitaria, d'accordo, però bisogna capire, insomma, se vale 0,2, 0,3, cioè io scarico 100 e al vapore qui ne faccio arrivare 20 o 30, potrebbe non valere la pena fare tutto questo impianto. Quindi occorre che da qui se ne riesca a recuperare almeno il 50, proprio come minimo, 60 sarebbe meglio, per cento del calore, il che non è banale, quindi bisogna vedere come effettuare questo recupero di calore, questo heat recovery, insomma, va fatto con una certa efficienza, altrimenti è vano e inutile realizzare tutto. Ok, e caratteristiche di questo genere, appunto, ne parliamo la prossima.